Amici di Moto.it, ciao a tutti dallo stand Husqvarna EICMA 2018 insieme a Paolo Carruba, responsabile della comunicazione proprio di Husqvarna. Paolo, qui c'è una moto incredibile che sta girando su se stessa sulla base della Vitbine, però la faccio presentare a te perché è veramente un oggetto bello, curatissimo nei dettagli. Ciao a tutti, intanto grazie, sono molto contento che ti piaccia, piace molto anche a me. Sulla base Vitbine si chiama Vitbine 701 Aero. È una provocazione, una concept bike al momento che vuole dare un'idea su quello che potrebbe essere un possibile sviluppo futuro della gamma Real Street, quindi della gamma stradale di Husqvarna, con un prodotto più orientato anche verso la sportività e la prestazione. Però sempre con dei canoni stilistici che sono unici, quelli tipici di Husqvarna, che ha portato un'eleganza pazzesca anche nelle moto da cross, da enduro e adesso anche sempre di più sullo stradale, eh? Sì, naturalmente i canoni stilistici e il design è tipico e diciamo unico di Husqvarna Motorcycle. La base sono linee molto pulite ed essenziali che si combinano con una tecnologia molto all'avanguardia, sia per quanto riguarda il motore che per la ciclistica. Però non ci dimentichiamo il focus, che è la moto da cross e la moto d'enduro, e qui addirittura troviamo una moto elettrica, quindi siete presenti anche su questo campo. Dimmi tutto e voglio sapere anche quando arriva sul mercato, perché i ragazzi fremono e vedono Husqvarna e le vogliono subito. Allora, si chiama EE5, dove EE sta per Electric Engine, 5 sono i 5 kW di potenza massima che la moto può esprimere. È la prima elettrica di Husqvarna Motorcycle, siamo molto contenti e fieri, e possiamo anche dire che sarà la prima di una lunga serie. Fascia d'età? La fascia di età dai 5 ai 10 anni. Arriveremo sul mercato ad agosto del 2019. Ancora non abbiamo un prezzo definito, ma lo sarà tra poco. Moto fatta sulla base della Mini Cross con motore a combustione, regolabile in altezza e nelle dimensioni, e con 6 modi di riding mode diversi per adattare l'erogazione della potenza alle necessità e alle capacità del bambino. Ammazza che roba! Adesso con Massimo che inquadra e te Paolo facciamo un passo indietro, andiamo a vedere la Svartpilen che ho presentato solo soletto l'altro giorno. Adesso voglio tornare su questa moto bellissima che arriverà tra poco proprio insieme a te per capire se c'è uno il prezzo e non due ancora. Non ancora, ma già risposto, e due la data di disponibilità sul mercato e la potenza anche, perché ho ipotizzato i cavalli ma magari ho sbagliato l'altro giorno. Quanti ne hai ipotizzati? 75. Bravo, perfetto, 75 cavalli, 72 Nm di coppia, disponibile dai nostri concessionari da marzo 2019, e direi che questo è tutto, felice di farti compagnia almeno stavolta. Grazie mille Paolo, adesso lo Husqvarna l'avete vista anche quelli più piccoli, e commentatele qua sul canale YouTube di Moto.it. Ciao a tutti, ciao Paolo. Ciao, grazie.